Se volete preparare una torta tiramisù come questa, rimanete fino alla fine. Per prima cosa rompo due uova nella ciotola. Poi aggiungo 80 g di zucchero. Siamo quasi. Perfetto! Ecco qua la consistenza finale che dovete ottenere, molto chiara e spumosa. A questo punto aggiungo 60 g di olio di semi di girasole, gradualmente mentre mescolo con le fruste. Ecco qua, ci siamo, abbiamo aggiunto anche l'olio. A questo punto aggiungo 90 g di farina. Io qui sto utilizzando quella di grano saraceno, ma potete utilizzarne anche un'altra con cui vi trovate bene. Anche qui l'aggiungo gradualmente mentre mescolo con la spatola. Ora aggiungo 10 g di cacao amaro. Lo setaccio perché ci sono un po' di grumi e lo aggiungo gradualmente. Diana, gli ingredienti di questa ricetta mi piacciono molto. Lo Adesso sapevo. bisogna capire che cosa stai preparando. Poi vedrai, rimani fino alla fine E intanto. dopo che vado? Ora aggiungo anche 5 g di lievito in polvere per dolci. E adesso vado a versare il mio impasto nello stampo, qui uno stampo da 18 cm di diametro che ho oleato e infarinato. Guardate che bella consistenza. Verrà una torta, perché immagino sia una torta a questo punto, Ma favolosa. non No? una semplice torta. Eh no, se no, che divertimento c'è? E Giusto. ora la cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 18-20 minuti. Ragazzi, ma sapete che se noi stiamo continuando a condividere tutte queste ricette con voi è solo grazie a voi e grazie al vostro supporto. Quindi mi raccomando, continuate a supportarci lasciando un mi piace a questo video e condividetelo, per noi è fondamentale e senza il vostro supporto non riusciamo a svolgere il nostro lavoro. Quindi grazie. E vi ricordo che ci siamo anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio, seguiteci anche lì, mi raccomando. Nel frattempo, in una ciotola verso 20 g di caffè solubile. Poi aggiungo 80 g di zucchero e poi aggiungo anche 100 g di acqua. Deve essere freddissima, la mia proprio dal congelatore, l'ho tenuta per almeno mezz'oretta. E ora comincio a montare con le fruste e poi vedrete che meraviglia che otterremo. Guardate che spettacolo, ragazzi, sta montando benissimo. Verrà una crema fenomenale, ragazzi. Vedrete. Io direi che ci siamo. Ragazzi, guardate qua, che spettacolo. Guardate, mamma mia, che cremosità! Fantastica! E adesso cosa ci faremo con questa crema, Diana? Aspetta, aspetta, vedrai. Adesso vado a prendere la torta che abbiamo sfornato. Guardate che bella! L'abbiamo lasciata raffreddare, Sì, mi ovviamente. raccomando, fatelo anche voi. E adesso vado a tagliarla a metà, la dividiamo così. Raccomando, precisi, ragazzi. A metà precisa. Prima faccio tutto il giro e poi taglio. Perfetto, con molta delicatezza togliamo questo disco, lo mettiamo su un piatto. Poi ci Andiamo a si vedere aggiungerà com'è dopo. all'interno. Guardate com'è venuta, ragazzi. Sofficissimissima! Perfetta. E adesso andremo a farcire, vero? Subito. Prima di farcire, io vado a bagnare la base con della bevanda vegetale. Potete usare quella di mandorle, di soia o qualsiasi altra bevanda vegetale che preferite. E ora vado a farcirla con un bel strato di crema al caffè. Mamma mia, ragazzi, chissà che roba sarà sta Ma torta. senti già il profumo, mamma mia. Quanti di voi amano il caffè, ragazzi? Scrivetecelo qui nei commenti, secondo me tantissimi di voi. Tra l'altro avete visto che è semplice, che è da fare questa spuma, chiamiamola così, al caffè. Che Semplicissima, con soli 3 ingredienti. poi tra l'altro potete consumare anche così, se vi Sì, piace. è buonissima anche da sola. Sì. Aggiungo anche una spolverata di cacao. Diana, ma come la chiamiamo questa torta? Dimmi la tua, dai. Torta tiramisù. Torta tiramisù, ragazzi, ci sta benissimo. Cosa ne pensate? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, dai. Ora riprendo il disco di prima e lo posiziono sopra. Cerchiamo di essere precisi. Ma soprattutto delicati. Soprattutto delicati. Esatto. Anzi, lo chiamerei sandwich tiramisù. Schiaccio un pochino così. Poi decoro anche sopra con la nostra spuma, uno strato non troppo troppo alto, perché poi tanto la decoriamo anche con dei ciuffetti. Ragazzi, verrà uno spettacolo, me lo sento, Diana. Questo. Me lo sento. Ora prendo una sac à poche con la bocchetta a stella.
la riempio e vado a creare i ciuffetti. Ella, che bella! Infine una spolverata di cacao sopra. Wow ragazzi, no vabbè, ma questa è veramente il top del top, guardate che bella ragazzi. Sei pronto per il taglio? Beh, vedi un po' tu. È una nuvola comunque. Torta tiramisù ragazzi. Vai Diana, 3, 2, 1. Wow, cioè ragazzi guardate qua che golosità. Com'è? Mamma mia ragazzi, sublime. Sublime, buonissimissima, provatela. Questa è quasi meglio del tiramisù. Cosa ho detto?